temi dell'umano. La narrazione della bioetica a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa con l'appello unitario di tutti i primari di ginecologia degli ospedali, anche universitari romani, sulla validità dei metodi naturali. Riprendiamo il discorso oggi alla luce di un congresso internazionale che si è tenuto a Roma in novembre proprio sui metodi naturali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e di cui parliamo con la professoressa Angela Maria Cosentino, collaboratrice per 20 anni del Centro Studi e Ricerche Regolazione Naturale della Fertilità della stessa Università Cattolica di Roma, nonché divulgatrice scientifica dei metodi naturali e non solo, su varie testate, anche sul web. Ecco, iniziamo con il ricordo e il ringraziamento a 3 pionieri, soprattutto Anna Cappella, a 5 anni dalla morte, che è stata prima direttrice del Centro Studi e Ricerche e Regolazione Naturale della Fertilità dell'Università Cattolica di Roma, pioniera nella diffusione del metodo dell'ovulazione Billings nel mondo e dei valori a cui si ispirano anche le diverse metodiche naturali. Paolo VI, nell'anno della sua beatificazione, il pontefice che ha promulgato coraggiosamente nel 1968 l'enciclica Humanae Vitae sulla regolazione della natalità, da cui è sorto poi il servizio di insegnamento dei metodi naturali, ed infine Giovanni Paolo II, nell'anno della sua canonizzazione, che ha molto incoraggiato questo servizio. In un suo articolo, in merito proprio a questo convegno, lei ha parlato di una profezia che si compie. Infatti questo servizio anche oggi è ancora attuale perché può contribuire a rispondere a nuove urgenti sfide di varia natura, culturali, psicosociali, educative ed etiche. In particolare la medicalizzazione della procreazione e i pretesi nuovi cosiddetti diritti procreativi, dal diritto a non avere figli al diritto al figlio, hanno prodotto una seria mutazione antropologica sul modo di considerare l'essere umano, che nel suo stato embrionale è spesso trattato come oggetto rifiutabile se non risponde ai desideri. Pensiamo all'aborto chimico, chirurgico, alle tecniche di selezione preimpianto della fecondazione extracorporea applicata anche tra persone dello stesso sesso. L'embrione umano invece dovrebbe essere trattato, ricordando Immanuel Kant, come fine e non come mezzo, quindi come soggetto titolare del diritto indisponibile alla vita umana e a quello di avere un padre e una madre, e queste situazioni che purtroppo producono profonde sofferenze umane e sociali. Il servizio di insegnamento dei metodi naturali invece aiuta a prevenire l'infertilità, a individuarla precocemente, a intervenire nel rispetto di tutti i valori in gioco, come l'amore tra uomo e donna nella sua dimensione unitiva e procreativa, la procreazione, i procreatori, padre e madre e la vita del nascituro. Infine, apre alla scoperta della fecondità sociale, eventualmente da declinare nell'affido, nell'adozione, nel volontariato o nell'accettazione più serena dell'infertilità biologica, consapevoli che in essa non si esaurisce la ricchezza umana della persona. Anche in riferimento al dialogo con le tecnologie biomediche, da orientare in modo più incisivo verso il superamento delle difficoltà alla procreazione naturale, non verso il loro bypassaggio come avviene per le tecniche artificiali. Ecco, rimanendo sul livello prettamente scientifico, anche i numeri cominciano a essere, o lo sono sempre stati, dalla parte dei metodi naturali. Dall'Istituto Scientifico Paolo VI di ricerca sulla fertilità e infertilità umana, sempre dell'Università Cattolica, sono state registrate 810 gravidanze ad oggi, delle 5.426 coppie seguite per la ricerca naturale della gravidanza. Questi risultati, che esprimono un'efficacia del 15%, sono dati incoraggianti perché sovrapponibili a quelli ottenuti con le tecniche artificiali, ma prive delle controindicazioni sanitarie, etiche e psicosociali che esse presentano. Ricordiamo che anche la prestigiosa rivista scientifica British Medical Journal recentemente ha lanciato l'allarme sull'aumento di malformazioni congenite collegate alle tecniche di fecondazione artificiale, allarme purtroppo ignorato dal mercato ad essa collegato. Perciò è importante e urgente richiamare vigorosamente all'ecologia dell'uomo e in particolare all'ecologia della fertilità.